Gran Premio che si annuncia assolutamente elettrizzante per 58 giri che stanno per prendere il via, perché va ad allinearsi in griglia la Williams di Alex Albon, si accendono le luci allo spegnimento dei semafori, il via del Gran Premio d'Australia, eccoli qua partiti. Parte molto bene Leclerc, che però deve subito guardarsi dall'attacco di Verstappen, ha la meglio però Leclerc, che affronta in testa la prima curva, sfila al comando. C'è stata una grande partenza anche di Lewis Hamilton, che addirittura è andato a passare in terza posizione, partenza fionda di Lewis Hamilton. E allora Leclerc, Verstappen, Hamilton, questi i primi tre. Hamilton è riuscito a trovare il pertugio giusto andando a passare anche Sergio Perez, che insegue in quarta posizione, poi quinto Russell, sesta e settima le due McLaren, a partenza invece così per Carlos Sainz, che vediamo addirittura in mezzo al gruppo, potrebbe aver perso anche qualche posizione a danno della Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Al comando comunque sta cercando subito di prendere un po' di margine Charles Leclerc, che è partito bene, si è spostato verso il centro della carreggiata per andare a difendere la posizione da Verstappen, che comunque non aveva avuto uno scatto così ottimo. Sainz tredicesimo, avevamo visto bene, partenza così per il madrileno della Ferrari, che comunque va detto aveva gomma hard, gomma dura, ed è una gomma che garantisce meno prestazione soprattutto all'inizio, ma sta remando tantissimo. Addirittura in questo momento è in lotta anche con la Haas di Kevin Magnussen, che sta cercando di andarlo a passare. L'è stato passato addirittura dall'Haas di Mick Schumacher Carlos Sainz, che è scivolato in quattordicesima posizione. Ma ci sono delle cose da raccontare: si è ritirato Carlos Sainz, il secondo ferrarista, è andato fuori strada nel corso del secondo giro con gomme hard, non ancora in temperatura, mentre era in lotta con le Haas, è finito sulla ghiaia. C'è stata una safety car che è terminata, in questo momento la corsa è ripartita, Leclerc è riuscito a difendere la sua prima posizione dagli attacchi di Verstappen alla ripartenza. Carlos Sainz, che partiva nelle retrovie, no, si schierava con gomme hard, gomme dure, per cercare di differenziare la strategia, magari di allungare il primo stint, ma in grande difficoltà proprio per cercare di portare in temperatura gli pneumatici, mentre era in lotta con le Haas a centro gruppo, era scivolato intorno alla quattordicesima posizione. Il madrileno nella sezione veloce del circuito ha perso il controllo della macchina, si è insabbiato, si è ritirato, è uscita una safety car, mentre intanto attenzione c'è Sergio Perez che sta cercando di andare all'attacco di Lewis Hamilton per la terza posizione. Il messicano della Red Bull va a passare Lewis Hamilton. Allora Leclerc, Verstappen, Perez, cambia la top 3 del Gran Premio. Dicevamo, c'è stata una safety car che è rimasta in pista per 4 giri e questo dunque porterà ad un allungamento in avanti delle strategie previste per il Gran Premio. Charles Leclerc che ha allungato tantissimo su Max Verstappen, ora il distacco tra i primi due addirittura di tra 5 secondi e 5. Attenzione, perché potrebbe essere un momento importante, viene richiamato ai box Max Verstappen, box, non abbiamo sentito la comunicazione, abbiamo visto la scritta, e Verstappen entra ai box al giro numero 19. Del resto ha senso, perché stava continuando a perdere tantissimo nei confronti di Leclerc, aveva addirittura 9 secondi di distacco, dunque si ferma al giro numero 19 per cambiare gli pneumatici, stava, ripeto, perdendo tantissimo. Un nuovo flash con Manuel Codignoni con il Gran Premio di Formula 1 in corso a Melbourne. Eh sì, perché c'è un colpo di scena clamoroso, si è ritirato Max Verstappen, problemi meccanici alla sua Red Bull con il motore, che ha avuto anche un principio di incendio, è sceso dalla macchina e allora continua a comandare Leclerc, ma a questo punto in seconda posizione c'è l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez, poi terza e quarta le due Mercedes di Russell e Hamilton. Ma questo è una cosa fondamentale per questa gara, perché Leclerc di fatto ha visto fuori corsa il suo rivale più importante, ma anche in ottica campionato, perché già la Red Bull di Verstappen si era ritirata nella prima corsa di quest'anno. Il vantaggio di Leclerc nel mondiale era di 18 punti prima di questa corsa, ma potrà allungare tantissimo il pilota monegasco della Ferrari se riuscisse a vincere questa gara. Vinto al safety car, 40° giro in corso, ne mancano 18 al termine. Al comando la Ferrari di Leclerc, si è ritirato Verstappen. Torniamo sulla pista di Melbourne per un aggiornamento dalla Formula 1. Manuel Codignoni. Mancano 13 giri al termine della corsa e Charles Leclerc ha la gara in pugno. Comanda con 13 secondi e 2 di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, ovvero Sergio Perez con la Red Bull. In terza posizione la Mercedes di George Russell. In quarta posizione l'altra Mercedes, quella del 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton, che precede le due McLaren di Norris e Ricciardo. A chiudere la top 10 Albon, Ocon, Stroll, che però dovrà scontare 5 secondi di penalità per aver zigzagato in rettilineo, e Gasly decimo. L'altra rossa, quella di Carlos Sainz, si è ritirata nelle prime fasi di corsa per
un incidente, ma quel che più conta è che si è ritirato anche Max Verstappen, lo avete sentito nel flash poco fa, per problemi meccanici sulla sua Red Bull, e il vantaggio di Charles Leclerc nel mondiale, che ammontava a 12 punti, potrà diventare al termine di questa corsa assolutamente più consistente. Formula 1, fase finale del Gran Premio d'Australia, subito la linea Manuel Codignoni. Sei giri al termine all'Albert Park di Melbourne, Charles Leclerc sta dominando il Gran Premio d'Australia, 19 secondi di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori, da Red Bull di Sergio Perez, poi le due Mercedes di Russell e Hamilton in terza e quarta posizione. Si è ritirata la Ferrari di Sainz nel secondo giro per incidente, si è ritirato Max Verstappen quando era secondo per un problema meccanico, dunque Leclerc, vincendo questa corsa, anche in questo momento il giro più veloce, potrebbe involarsi nella lotta per il mondiale dopo appena tre gare. Speciale Formula 1. Si abbassa il sole sull'orizzonte dell'Albert Park, che abbaglia i piloti, ma quello che più è abbagliante è la prestazione della Ferrari di Charles Leclerc. Signore e signori, buongiorno. Tre giri al termine del Gran Premio d'Australia. Charles Leclerc sta dominando il terzo appuntamento del mondiale di Formula 1. Sta per iniziare il giro numero 56. 19 secondi e 7 il vantaggio, signore e signori, della Ferrari di Leclerc nei confronti del primo degli inseguitori, la Red Bull di Sergio Perez. In terza e quarta posizione le Mercedes di Russell e Hamilton, in quinto e sesta posizione le McLaren di Norris e Ricciardo, poi Albon settimo con la Williams, garone straordinario per la pilota ex Toro Rosso e Red Bull, Ocon, Bottas e Gasly a chiudere la top ten. Questo Leclerc sta dimostrando di non aver avuto mai paura di Verstappen, neanche nel ruota a ruota in pista. Dopo la seconda safety car l'abbiamo visto proprio duellare ruota a ruota con il monegasco, e quello per Verstappen è uno zero che pesa tantissimo in questa corsa. E tra l'altro poco fa c'è stato un simpatico siparietto, possiamo permetterci di chiamarlo così visto la situazione abbastanza tranquilla, tra l'ingegnere di pista di Leclerc e proprio lo stesso pilota, con Leclerc che ha detto: prima che trovi il traffico dei doppiati posso andare a fare il giro più veloce? E l'ingegnere gli ha detto: no, perché ce lo hai già e soprattutto non pensiamo che ci sia nessuno che possa andartelo poi a togliere. Effettivamente, insomma, il giro più veloce, che garantisce un punto, lo ricordiamo, è appannaggio di Charles Leclerc, e lui ha detto ok. Ok, poi ci ha ripensato, ha detto: ma no, no, ok, va bene, ok. Segno che insomma il pilota si sente completamente a suo agio, no, con la macchina, se fa un ragionamento del genere. Concentriamoci adesso sugli ultimi chilometri, gli ultimi metri per Charles Leclerc, che è già nel terzo settore del circuito. Curva verso destra di 90 gradi, adesso ci sarà un'altra curva verso destra, poi si arriva per la sequenza finale delle curve lente che portano poi sul rettilineo del traguardo. Sinistra, destra, ultima curva che viene affrontata adesso da Charles Leclerc, che va ad imboccare il rettilineo del traguardo, si sposta verso il muretto, taglia il traguardo e vince il Gran Premio d'Australia. La Ferrari vince la seconda gara su tre in questo campionato del mondo di Formula 1 2022. Al secondo posto arriverà, staccato di oltre 20 secondi, Sergio Perez. Charles Leclerc ha disubbidito, ha fatto, voluto comunque fare il giro più veloce all'ultima tornata, andando ad abbassare il limite di 7 decimi. Leclerc, Perez, Russell, questo il podio, con Russell che va a cogliere il primo podio con la Mercedes, mettendosi dietro un certo Lewis Hamilton, favorito dalla strategia Russell, ma insomma gran bella gara quella del pilota britannico della Mercedes, che insomma è andato, come dire, a disinnescare in parte le difficoltà anche emotive oltre che tecniche del team Mercedes, un team abituato a dominare, e invece si è trovato in grande difficoltà con un podio che magari non è scacciacrisi ma che fa tanto morale. Arrivano adesso in parata anche le due McLaren di Norris e Ricciardo in quinta e sesta posizione. Adesso Leclerc, che sta affrontando il giro d'onore, rallenta e va a prendersi l'applauso dei tantissimi. Ascoltiamolo. And P1. Yes! Let's go, come on, yes! And fastest lap. I want you to do it. I know. Oh, what a... Oh, amazing. The car was incredible today, really. Well done, guys. What a race and what a pace, I mean. Che gara e che prestazione, la vettura era assolutamente perfetta. Queste le parole di Charles Leclerc, che va di fatto a ringraziare il muretto, che gli ricorda anche il giro più veloce all'ultima tornata. Leclerc, Perez, Russell, questo il podio.
Charles Leclerc raccoglie l'abbraccio dei suoi meccanici, li sentite in sottofondo inneggiare al pilota monegasco. Quanto è bello il sorriso di Charles Leclerc, che in questo momento è stato inquadrato dalla regia internazionale mentre si è tolto il casco. Insomma, è il sorriso veramente di un ragazzo che sapeva comunque, insomma, di valere posizioni che contano. Ce lo ricordiamo vincere in Belgio e a Monza nel 2019, due anni difficili, due anni complicati. Adesso, insomma, sa di avere veramente l'occasione della carriera e di poter mettere a frutto il suo sterminato talento con una macchina da titolo. È questo quello che scatta nella mente di un pilota. E in questo momento sta per parlare Charles Leclerc, intervistato da Johnny Herbert, ex pilota di Formula 1. Ascoltiamo le parole di Leclerc in inglese. The first one where we control a little bit the gap, and honestly, what a car today. I mean, è la prima volta che mi capita in Formula 1 di avere la possibilità di controllare il gap tranquillamente, perché avevo una vettura veramente speciale, dice Leclerc. Dal primo all'ultimo giro anche le gomme si sono comportate molto bene, sia dal punto di vista della prestazione e della gestione. Sono veramente molto felice. Adesso Johnny Herbert, ex pilota di Formula 1, gli sta chiedendo delle ripartenze dopo le due safety car e del duello con Max Verstappen, che lo ha visto comunque vincitore. È stato molto difficile la ripartenza dopo la seconda safety car, perché aveva molto sottosterzo, ha detto, nell'ultima curva, e quindi Verstappen gli si è fatto vicino. È riuscito comunque a riguadagnare l'aderenza nel corso delle prime due o tre curve, e da lì poi, insomma, difendersi e riallungare è stato più semplice. In questo momento la Ferrari, gli chiede Johnny Herbert, sembra veramente essere la macchina più in forma di tutte quante, in tutte quante le tipologie di piste che abbiamo visto in queste tre gare. Insomma, se si sente in buona posizione per quello che riguarda anche la lotta del campionato. È difficile pensare adesso al campionato, visto che ci sono state appena tre corse, ma di certo abbiamo una macchina molto molto forte, e mi auguro di poter mantenere questo stato di forma sia mio e la vettura, perché così, insomma, facendo, se riesco a mantenere questo livello di prestazioni e se la squadra riesce a mantenere questo livello di competitività, significa, insomma, che saremo messi assolutamente bene. Adesso il pollice di Charles Leclerc verso la telecamera, a favore di telecamera, per la vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio d'Australia. Abbiamo con noi anche un altro gradito ospite, una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano per quello che riguarda il motorsport e non solo, Giorgio Terruzzi. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a tutti. Sono note le tue pagelline, io me le ricordo avendo qualche anno in più dai tempi di Grand Prix. Insomma, a chi lo diamo il 10 quest'oggi, Giorgio? Beh, il 10 oggi va alla Ferrari, va a Leclerc, perché non era veramente molti anni che non vedevamo una Ferrari così dominante, nonostante due safety car, insomma. E poi c'è una classifica del mondiale veramente in attesa, perché secondo è Russell con 37 punti rispetto ai 71 di Leclerc, Verstappen è sesto con 25 punti dietro Sainz, Perez e Hamilton, addirittura davanti a Verstappen. Cioè, è una situazione completamente inattesa, la Mercedes in crescita, però insomma hanno preso, nonostante due safety car, hanno preso 20 secondi, insomma, nell'ultimo stint. Per cui, insomma, Leclerc è poi molto padrone del proprio talento, della macchina, con una lucidità mentale straordinaria, un ritmo straordinario. Insomma, era veramente atteso da tanto tempo sto ragazzo alla prova del 9, e devo dire che sta facendo delle cose davvero campione. E tra l'altro vorrei sottolineare un aspetto legato alla lucidità di Charles Leclerc. Allora, lo avevamo raccontato prima, lui aveva chiesto al suo ingegnere di pista: posso fare il giro più veloce prima di trovare il traffico ridoppiato? L'ingegnere di pista gli ha detto no, perché ce lo hai già il giro più veloce e non vediamo chi possa andartelo a togliere. Lui ha disubbedito e nell'ultimo giro ha girato in 1:22. Ebbene, nell'ultimo giro Fernando Alonso si è fermato ai box, infatti è arrivato ultimo, e ha girato in 1:20:08, dunque gli avrebbe strappato effettivamente il giro più veloce. Questa disubbedienza, chiamiamola così, di Charles Leclerc nei confronti del suo box gli ha portato quel punticino in più. Intanto in sottofondo stiamo sentendo l'inno monegasco che viene suonato per Charles Leclerc, ve lo facciamo ascoltare, anche perché fra poco poi ci sarà l'inno di Mameli per la Ferrari. Il
sorriso di Charles Leclerc che veramente sta assaporando ogni centesimo, ogni millesimo di secondo di questo tempo passato sul podio. Muovendo la testa a tempo con il ritmo dell'inno monegasco. E adesso l'inno di Mameli per la vittoria della Ferrari. Con i meccanici che lo cantano. Ancora i meccanici che cantano l'inno sul podio, il bellissimo sorriso di Charles Leclerc che si guarda intorno quasi stupito di, insomma, aver conquistato questa vittoria, di non aver fatto probabilmente neanche così tanta fatica. Insomma, ci ricordiamo, le sue vittorie in Formula 1 sono state tutte quante molto più tirate quest'oggi, l'ha detto anche lui, insomma è stato in controllo per gran parte della corsa. Ancora il nostro inno, bellissimo inno. L'inno di Mameli per la vittoria di Charles Leclerc davanti a Sergio Perez e George Russell nel Gran Premio d'Australia di Formula 1.